Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video unboxing in collaborazione con Pandal Hall Day. Allora, una nuova collaborazione con l'azienda Pandal Hall, che ringrazio tantissimo. Allora, vi ricordo comunque che nelle info box qui sotto, ora non mi ricordo dove lo metterò, è un codice promozionale per voi che guardate questo video. Allora, iniziamo con lo spacchettamento. Allora, mi hanno mandato un po' di cose, cioè ho scelto un po' di cose, adesso lo tolgo. Allora, ho preso queste perle di 8 mm che sono praticamente delle perline di ematite di 8 mm non magnetici. Sono tre fili e sono in metallo, infatti pesano un bel po'. Allora, questo qua è il codice. Ho preso questo colore perché sapete che io uso molto di questo periodo, cioè perché ci stiamo andando verso l'autunno e inverno, quindi ho bisogno un po' di materiale con colori, diciamo, freddi, no? Possono essere anche un po' abbinati con i colori caldi, però questo è il colore che viene, diciamo, maggiormente più utilizzato in quel periodo. Allora, sono tre fili, infatti questa confezione contengono tre fili e complessivamente sono 150 pezzi, cioè 150 perle. Sono di 8 mm. Allora, questo colore è matito un po' più scuro, è molto pesante, è un po' pesante, luccica. Vi voglio far vedere il foro se riesco. No, perché voglio, il foro è abbastanza grande, non so se si vede, però non riesco, che non mi va di rompere il filo. Ok, sì, è abbastanza grande. Qui dice che il foro non lo dice, di solito lo dice, ma qui non lo dice bene. No, non lo dice, sono di tre fili. Comunque vedrò cosa posso fare. Ovviamente farò un bracciale, vediamo un po' quello che mi frullerà la mia testa. Comunque l'ho apprezzato molto, cioè mi piace, è bello pesante. Poi ho preso delle confezioni, questo è il codice di questa scatola, ne ho prese tre di tre colori diversi. Allora, questo qua è il codice. Allora, sono delle perle in vetro di... sono di varie dimensioni e ho notato che questo qua, come vedete, è di questo colore. Sono in vetro, hanno un colore gaggiante, è un fucsia con il verde e poi c'ha dei spruzzi decorativi in oro. Sono di varie dimensioni, credo che siano 8, 6 e 4, e all'interno della scatolina, che questa è della Sunny Clue, sempre con Pandal
Panda Holder, all'interno abbiamo la bobina di elastico. Ogni confezione, faccio vedere anche per gli altri, ha all'interno una bobina di elastico. Io ho l'elastico e il filo che uso poco, infatti non lo so, dovrei usarlo perché molti chiedono il filo elastico per comodità comunque, però a me non mi piace perché si sfibra non mi piace molto, devo dire la verità. Comunque, visto che c'è, lo utilizzerò nel creare qualcosa con queste perle. Allora, abbiamo di questi colori e del fucsia verde insieme. Questo era il codice, tanto poi i codici li metterò comunque all'interno dell'infobox. Poi abbiamo quest'altro sempre tutto verde. Anche qui all'interno c'è la bobina di elastico, quindi io mi sono fatto il filo di elastico. E queste sono verdi, un verde molto. Cioè, dalla camera si vede molto acceso, ma in realtà è molto tenue come colore. Io non lo so perché ormai con il verde ho notato che ho parecchie cose verdi. Non lo so perché forse mi piace, non lo so. Questo qua codice, e poi per la gioia di mia nipote. Ho preso un'altra scatolina, questa qui, col colore rosa o fucsia. La stessa confezione, la stessa scatola, questo è il codice. La stessa confezione, c'è all'interno sempre il filo di elastico, questo qua è di un fucsia, rosa. Sono in vetro comunque, perché al primo impatto, quando l'ho visto, oddio, ho detto sono di plastica, e quando sono di plastica non è che mi attiri molto la plastica, anche se ci sono alcune cosette in plastica che sono carucce, quindi possono andare bene, però proprio a me la perla in plastica non mi piace. Poi ho letto bene la descrizione del foglio che ti danno all'interno del pacco e ho visto anche poi tramite il sito che sono in vetro, quindi per fortuna che sono in vetro. Allora, anche queste come gli altri hanno le varie dimensioni, colore tinta unita sempre con spruzzi decorativi dorati tutti e tre. Sono dei colori, vabbè, il verde lo si può utilizzare anche d'inverno, questi qua un po' meno, poi ci sono quelli o quelle persone che piace il colore, questi colori anche d'inverno, quindi vedrò. Comunque di sicuro mia nipote sarà contenta perché questo scatolino sicuramente se lo fregherà lei, sicuro. Perché è il suo colore preferito. Questo è il codice. Poi ho preso, queste che vi dico subito cosa sono. Allora, sono la Panda Holo, è un kit box di 800 pezzi di 8 stili di gemstone perline, pezzettini frantumati di pietre dai 4 ai 12 mm. Allora, questo è il codice. Ora lo apriamo insieme. Praticamente sono le perle, cioè pezzi di pezzi di, come dice qua, frantumati di pietra.
sono delle pietre irregolari. Io riconosco soltanto l'occhio di tigre. Ora vedremo, perché questo box carino sono 800 pezzi. Quindi vedrò di, già c'ho in mente di realizzare un qualcosa. Allora, la scatolina è simpatica, il contenitore è abbastanza rigido, è molto simpatico. Allora, io riconosco l'occhio di tigre, che è questo. Allora, ora vediamo queste pietre. Sì, sono delle pietre irregolari, pezzi di pietre. Questo deve essere l'occhio di tigre. Fare delle, non so, c'ho già in mente di realizzare dei orecchini particolari. Poi ho riconosciuto questo che è il quarzo rosa. Allora, non sembrano imitazioni perché al tatto la pietra è abbastanza fredda. Di solito ci sono delle imitazioni di pietre. E quindi comunque te ne accorgi anche quando le prendi, no? Anche sui vari siti delle aziende. Allora, qui comunque, anche perché poi lo dicono in descrizione, qui non dice che sono imitazioni, ma bensì sono frammenti di pietre. Pezzi di, infatti, al tatto sento che sono fredde. Io ho il quarzo rosa, un oggetto in quarzo rosa, ed è freddissimo, quindi mi dà la stessa sensazione. Questo, se non sbaglio, è l'ametista. Se non sbaglio, l'ametista. Questo qui non so che cos'è. Questo deve essere l'agata. O il corallo, no, l'agata. C'è un bel colore, raga. Questo colore salmone. Poi c'è questo qua che non so che cosa sia, perché non è che conosco tutte le perle. Questo, se non sbaglio, c'è un nome che ora non mi viene. Questo viene utilizzato, c'è, cioè, questo colore è molto utilizzato durante, ovviamente, l'estate. Poi c'è questo qui. Credo che sia ossidiana, non lo so, perché non ci sta scritto nella descrizione. Dicono soltanto che sono frammenti di pietre. Sono un unico foro. È un box che contengono 800 pezzi, cioè insieme. Ce l'ho preso giusto per provare, cioè per provare, perché questi sono i box, però ci sono anche delle confezioni a pezzo unico con le varie quantità. Se per esempio io voglio provare, non lo so, il quarzo rosa, e faccio una creazione con il quarzo rosa e vedo che mi piace, e prenderò ovviamente la confezione dove c'è soltanto il quarzo rosa. Infatti questi sono dei box dimostrativi, o dei kit cioè appunto per testare, no? Vedremo quello che farò. Poi mi hanno inviato questo qui, questo è il codice, che sono praticamente, sono quattro fili di perla lavica naturale. Io ho usato quella originale, cioè nel senso quello con colore nero e grigio. Questo invece è la versione bianca. Allora, la confezione si presenta, cioè queste scatoline sono fantastiche perché mi possono ritornare anche utili. Allora, andiamo a guardare. Allora, sì, mamma mia, si sente, cioè al tatto si sente la pietra. Allora,
L'ho lavorato poco comunque, ho fatto poche cose con... Mamma mia. Allora, vedo che qui io non vorrei che se quando uno realizza... No, comunque no, è bellissima. È davvero bellissima. Credo che sia molto fragile perché se questa qua va a cadere a terra si rompe. Penso. Profuma, allora sono qua, dice che sono quattro fili, in realtà sono di più, sono di più quattro fili, sono 1 2 3 4 5 6, sono sei fili invece nel foglietto illustrativo dicono che sono... Oddio, metti a fuoco. Ok. Dice che sono quattro fili, invece no, sono sei. Sono 49 pezzi per ogni filo, il foro è di 8 mm. L'unica cosa che mi preme, perché guardando appunto la confezione in plastica si vede un po' questo tuffo, no? Essendo una pietra lavica, non vorrei se quando una persona o realizza un qualcosa macchia sui vestiti, quindi magari vedrò di passare il fissante poi dopo, non lo so che c'è questo. Ho dei dubbi, comunque, spero che non... perché anche non sporca quando una persona indossa. Però comunque, sono particolari, molto particolari. Si possono realizzare anche delle bracciali non soltanto femminili, ma anche maschili. E c'ho delle cose interessanti che mi stanno frullando sempre in testa da realizzare. Ovviamente qualche altro bracciale. Magari unite con questi possono dare qualcosa. Non lo so, devo ancora decidere. Comunque, questo è tutto il materiale che mi è stato giunto da Banda Holiday. Io vi ringrazio, vi ricordo che tutte le info necessarie le troverete sotto nell'info box. Vi ricordo anche che Banda Holiday c'è un'applicazione sul cellulare, per chi lo vuole scaricare si può registrare, e lì ci sono tante altre offerte davvero vantaggiose, e non solo, ci sono un sacco di altri prodotti che vengono inseriti. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. No, video senza tutorial. Devo fare il tutorial. Ciao. È arrivato il momento di parlarvi della novità che vi ho introdotto nel video. Allora, Panda Hall ha anche un'app che può essere scaricata benissimamente da Google Play, oppure sotto il link che vi darò nell'info box. I vantaggi che ha questa app sono notevoli, anche perché ora lo apriamo. Vi offre una gamma di tantissimi prodotti e tantissime promozioni. Ci sono un sacco di materiale, come vedete, a un costo abbastanza basso, però ripeto, non significa che non siano di qualità. Hanno un sacco di materiale creativo per chi fa delle creazioni come me. E devo dire che è una novità, perché è la prima volta che vedo che un grossista che
collaboro abbia un'app, e Pandahol ha questa app che ti permette di acquistare comunque i loro prodotti tramite cellulare, tramite appunto cellulari o tablet. Allora, ci sono un sacco di opzioni, ovviamente bisogna registrarsi, ti dà anche la possibilità di avere quei prodotti. E con la spedizione gratuita, poi c'è lo sconto del 3%, ci sono quei prodotti che hanno un piccolo lotto, quindi con una quantità ridotta, e poi ci sono i regali gratuiti. È facile, intuitiva da utilizzare, è come normalmente una app di acquisto. E niente, questo vedete qui la spedizione gratuita. Potete contattare loro per qualsiasi cosa e potete impostare la lingua eccetera. Questo è tutto, questo è quello che vi volevo far vedere, la novità dell'app di PandaHall, e devo dire che è molto molto utile. Ci sono le varie categorie, accessori per la bigiotteria, perline, c'è un po' di tutto. Ci sono anche, se non sbaglio, questa nuova categoria, cioè prodotti per la bellezza e la cura della persona. Poi ci sono gioielli e orologi, quindi è molto un po' più fornito rispetto al sito principale. Però questo è, diciamo, un'app abbastanza valido, cioè voglio dire, c'è un sacco di cosette, e ripeto, a buon prezzo, e la qualità è molto buona, cioè non ci dobbiamo comunque basare soltanto sul prezzo, ma anche sulla qualità. Molto probabilmente tramite l'app si possono avere comunque del materiale oppure degli oggetti con un costo ridotto rispetto al sito principale. Torniamo nella home. Ok, questo è tutto, e io vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!